Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea di ATP. Siamo qui oggi nell'angolo delle sfide, nell'angolo della videosfida, perché oggi voglio proporvi io qualcosa. Ancora restiamo un attimo su Commodore 64 e ancora una volta io propongo un gioco molto particolare, un gioco molto strano. Di solito io propongo sempre titoli molto particolari, molto strani, magari anche poco conosciuti, ma che hanno tutti una caratteristica unica. Una caratteristica comune, e cioè il divertimento, seppur nella loro totale semplicità. Bene sì, perché anche il gioco di oggi non è sicuramente una tripla A, né una tripla B, né una tripla C, né una tripla E, né una tripla Z, è una tripla qualcosa ma non si sa cosa. Ma un gioco che da ragazzino ci giocai tantissimo, perché uno di quei giochi è ancora una partita e basta, seppur nella sua appunto totale semplicità. Semplicità totale sotto tutti i punti di vista. Già dal titolo, che adesso andremo a vedere, che questo gioco si chiama Dentiera, già dal titolo si capisce che è un gioco particolare, perché in quell'epoca fortunatamente i programmatori, non avendo grafiche fantascientifiche, non avendo cose fantascientifiche, dovevano dare molto sfogo alla fantasia e uscivano spesso titoli tipo questo qui, dove la totale fantasia era la principale protagonista. Adesso vediamo se trovo dov'è il gioco, perché oltretutto è una coppia, eccolo qua, stampata da me, perché avevo solo la cassetta Dentiera. Si vede un po' male, ma perché è stampata con colori, stavo finendo i colori della stampante. Non so se riuscirà la telecamera a mettere a fuoco, ma è un'operazione molto ardua, ma lo leggo io, dai, lo leggo io, perché altrimenti è arduissimo anche per me leggerlo, perché è molto scura. Comunque, prima che lo snack bar chiuda, il pranzo ha inizio. Divora tutto ciò che riesci a raggiungere, ma non i limoni indigesti, che potrebbero causarvi un terribile mal di stomaco. Fai attenzione a non lasciare troppo cibo per strada, perché potresti non riuscire a realizzare i punti sufficienti per arrivare al livello successivo. Alla fine di ogni fase avrai occasione di fermarti per riprendere fiato, ma quando la sosta sarà finita, il cibo ti aggredirà ancora più velocemente. Cioè, già dalla storia, già, è un gioco appunto dove i programmatori potevano dar sfogo alle loro maggiori fantasie, alle loro maggiori follie più che fantasie, e uscivano titoli come questi, che non hanno nulla di eccezionale se non il divertimento. È un gioco idealissimo, perché è un gioco divertente, immediato, semplice e dal punteggio. Quindi è un gioco che sarebbe potuto andare benissimo anche in qualche forma arcade, sì. Assolutamente sì, nella sua totale follia e semplicità. Adesso non so il titolo originale, perché non sono andato a cercarlo. Sicuramente Zombie Gamer lo dirà, perché così. E spero che partecipiate in massa tutti i soliti: La Macchina del Tempo, Girolamo, Eugene Cruz, Grande Cinema con Marco, poi chi, il Commodorista ovviamente, e poi speriamo che torni Mega Dylan, speriamo che torni Mr. Princas, perché no, anche lui un po' che non partecipa più, poi chi è che c'era, perdonatemi se non mi viene in mente ora tutti quanti, ma speriamo che partecipiamo in tanti, perché questa cosa è molto 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 divertente. Quindi adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta questo Dentiera, caricato Dentiera, è già scaricata, essenziale, senza musica, senza niente, ma ci dice già: ciao signora Dentiera, mangia il cibo che passa evitando
Il limoni. Se raggiungi i 100.000 punti, vincerai una vita. Porca, alla faccia! Alla faccia! Mica te la regala mica la vita. Attenzione a non lasciare troppo cibo per strada, altrimenti rischi di non realizzare punti a sufficienza. Come diceva l'iscrizione dell'edicola, se riesci a battere il record, potrai inserire il tuo nome utilizzando il joystick alla porta 2. E quindi è tutto un programma questo gioco. Un gioco dallo scroll forzato. Ma adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta, è semplicissimo, non c'è niente, non serve neanche il tasto, o meglio, serve premerlo per farlo partire e poi ci comprerà questo. Noi siamo, ma la musica di Star Wars, questa cosa non me la ricordavo. Noi siamo questa dentiera che dobbiamo mangiare la frutta a parte i limoni. E all'inizio il gioco è simpatico, abbastanza semplice, perché il colore della frutta che dobbiamo prendere, cioè fragole, era facilissimo, era una cazzata, era facilissimo. Guardiamo se ancora, vediamo quanto. No, porco il demonio, porco. Mi sono perso perché giocare quei giochi qua e parlare non è semplicissimo, diventerà sempre più veloce. All'inizio dicevo è facile perché i colori sono molto differenti dalla frutta che dobbiamo prendere rispetto a quella che non dobbiamo prendere, cioè i limoni, ma poi la cosa, le cose non saranno così semplici perché era abbastanza facile. Lo ti prendi per cui dice era abbastanza facile. Non facilissimo, ma abbastanza facile. Quindi lo trovo un gioco basilare, semplice, senza nessuna pretesa, ma è quel gioco da ancora una partita e basta, perché io ci ho giocato tanto. E continuo a giocarci ogni tanto perché è troppo forte, immediato, semplice. Ora sarà più veloce e ora cominceranno anche i cazzi amari perché sarà un gran casino. Perché sarà un gran casino perché comincerà a darti altre tipologie di frutta, dei colori molto più simili ai limoni. Lo scroll più veloce confonderà tantissimo. E non avremo vita semplice, sono anche i panini adesso. Però guardiamo di prendere più tante cose che riusciamo, cercando di evitare i limoni, ma ancora più veloce, perché sì, perché non era abbastanza veloce, ancora più veloce, quindi sicuramente farò i tre tentativi. Dai, però parti ancora più veloce. E qui probabilmente andrò in game over, bisogna avere i riflessi pronti, perché ricordo che non bisogna neanche lasciare indietro troppa roba, altrimenti non ti fa finire il livello. E poi vomita! E alla fine quando moriamo lui vomita, lei vomita, schifata da questi limoni. 78.009 nel primo tentativo, facciamo subito il secondo tentativo, senza subitissimo, cercando di non perdere la vita in maniera stronza come ho fatto prima, almeno nei primi livelli, cercando anche di prendere la frutta. Allora, la frutta non è sempre nella stessa posizione, ogni partita la randomizza, quindi non si può memorizzare, cioè sarebbe, era facilissimo la prima partita, era facile, effettivamente era facilissimo, niente, niente di complicato. Ti prende anche per il culo, troppo forte. Ma già dalla seconda non sarà più così facile, o meglio, sì, finché c'è quel ciliegie, fragole, anguri e meloni è fattibile. Poi invece era abbastanza facile, infatti dice lui, non era facilissimo, ma abbastanza facile. Quindi adesso cominceranno i problemi, ma forse no, ancora no, dopo cominciano i problemi. Comunque il gioco bellissimo, io lo trovo un gioco bellissimo, e viva la fantasia dei programmatori degli anni 80 che ci permettevano di vedere queste cose completamente fuori di testa, ma divertenti. Ora sarà più veloce, sono a livello 4, bonus. E qui cominceranno i casini, perché il gioco comincerà a confonderti molto, quindi bisogna concentrarsi cercando
di evitare quei maledettissimi limoni che sono sempre in agguato. Ok, ancora più veloce, andando bene stavolta, eh. Ho ancora tutte le vite, ancora più veloce, quindi vai, andiamo, vai, parti, sono pronto. Andiamo ancora più veloce, poi arriverà un punto dove la follia prenderà il sopravvento. Già qua, abbastanza. Ecco, qua gli sono andato addosso al limone, però ho superato già il record di prima, ed è una buona cosa. Ok, bisogna anche avere la fortuna di non trovarsi il limone in mezzo alle palle subito. Grande, vai avanti così, sempre più veloce, sempre più veloce. Ma sì, ma noi ho 100.000 punti, ho vinto con una vita oltretutto, eh. Sempre più veloce, e qui adesso la follia prende completamente il sopravvento e diventa una cosa più casuale che tutto il resto, perché è impossibile. Cioè, a meno che c'hai, qua li prendi dentro tutti, è troppo, è veramente troppo veloce, vomita. 124.004 al secondo tentativo, ma mi rimane un ultimo tentativo e noi ci proviamo, perché gli sfidanti saranno agguerritissimi. Non è un gioco difficile, non è un gioco difficile, ma neanche le prime partite. Io sto avendo un po' di riflessi. E poi non è complesso, ma è uno di quei giochi che ogni tanto, era facilissimo, tu dici anche lui, ogni tanto ci rigioco spesso perché fa sempre piacere, almeno a me è sempre un enorme piacere giocare questo gioco, perché è divertente, semplice e divertente, immediato, senza troppe pretese, ma divertente. E questo è la chiave, era la chiave del divertimento dei videogiochi negli anni 80 soprattutto. Oh, qua ho preso un sacco di, poi adesso probabilmente non riesco a vedere perché è troppo veloce, sarà differenziato anche il punteggio in base alla frutta che si prende, cioè magari la fragola darà di più della ciliegia o viceversa, o qualcosa di sicuro, o anche in base a quanta frutta prendiamo. Non so bene come funziona il bonus, non me lo ricordo più esattamente, ma tutto sta che più ne prendiamo meglio è sicuramente. Grande, ora sarà più veloce, e qua cominciano i cazzi amari, qua cominciano veramente i cazzi, ma poi ci si abitua, ci si abitua un attimo, ma non più di tanto, perché appunto comincia il gioco a confonderti. Concentriamoci un attimo qui. Ok, bene, mangia, ancora più veloce, sto facendo bene, c'ho ancora tre vite a 100.000, diciamo sono distantissimo dei 100.000 punti, ci proviamo, perché poi questo qui si complica, confonde tantissimo, sembra che tante volte i limoni abbiano una sorta di attrazione che ci spingono a prenderli. Ok, sempre più veloce, 100.000 punti, sono arrivato a 100.000, ma mi ha dato la vita, non lo so, sempre più veloce, andiamo, sono pronto. E qui è la totale, sì, me l'ha data la vita, qui è praticamente follia allo stato puro. E devo andare un po' a caso, cercando di non trovarmi i limoni sulla mia strada. Grande, servono riflessi e culo. Mamma mia. E concentrazione. Attenzione, cosa è successo? Non mi ricordo più. Cosa succede qua? Attenzione. No, dice attenzione e basta, quindi ci saranno cose strane, nuove. O qua non mi ricordo neanche, mamma mia, mi dice attenzione, perché qui adesso qui diventa veramente difficilissimo. Comunque ancora migliorato, ebbene così, 147.380 punti,
Non vedo l'ora di vedere la risposta, la vostra risposta a questo gioco. Sarà un piacere per me, io l'ho trovato divertente, spero che anche voi vi divertiate come mi sono divertito io. E aspetto la vostra risposta a questo simpatico dentiera. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima, ciao!